arrivata a casa la mamma. Ah, oh, è messa! Arrivata! Ah, oh, guardi i bambini, ciao! Ciao! Guarda cosa ti ho comprato per te quando eri in Spagna. Cos'è? Ah, metto per cui che qua c'è la nostra cena. Vieni a vedere. Vieni a vedere, Dred. Corri, corri. Vieni, Marco, vieni qua. Cos'è? È troppo bello. Quando siete in Spagna, non come gli abitanti. Cos'è che ti fai qua la sera che non ricordo come si chiama? È bellissimo, guarda. Che ci sono anche le cannucce. Guarda, Dred. Per fare i casi, cos'è che ti fai? Gintoni. Ma è bellissimo! Mi aspetto la strada grossa! Ma dovete fare, dopo vi racconto delle cose, mi aspettano anche nel negozio. Vuoi vedere cosa vi ho preso in una cosa marocchina? Vai! Vai! Mi aspetto le cipolle per molto te quando vuoi, sono quelle. Sì, più che altro Nicola, perché io ultimamente non le digerisco più. No, va bene. Guardate cosa ho preso nel negozio marocchino che c'è qua, che dopo ti mando le foto, anche per Dreddino, che guardate qua che roba. Mio Dio! Un filetto questo qua. Rosbif per domani sera. Ma guarda che roba, ma quanto l'hai preso poi? Allora, adesso ti racconto. Ti racconto tutto. Tutti i miei amici vi vogliono conoscere. Madonna, ma che sberla, Sì, ma sì. Quanto è? Quanto chili è? 2 chili? 3 chili. Aia. Quanto l'hai pagato? Pochissimo. Tipo? Tipo 28 euro. Cioè, ma ha regalato? Sì. Cioè, ti rendi conto, fresca, che quando noi prendiamo 2 fette? Tutta roba fresca. Tanti, Dredd, non ci ho fatto la doccia. Pronto? Vedete, anche a me mi ha legato tutta la gamba. Te mi ha legato tutta la faccia. Te mi ha legato tutta la faccia. No, dico. Ah, faccio carta adesso. Carta, Luigi! Ah, pimpoletto! Io mi metterei io tanto. 2 li hai già vinti. E tre da sport questa sera. 3 li hai vinti prima. Sei stanco, amore? Sì, il terzo, l'ultimo. Si vede? Sasso. Anch'io, sai, cioè, c'ho un po' di stanchezza addosso. Che mi fai? È il tempo. È il tempo. Cosa hai trovato? Se ne è fatto il gioco dell'occhio. Figa, sì, Dai, vai a vedere, corri. Nick, vai a prenderlo, dai. Oh, all'inizio ci stavo pensando che avessi preso l'ombrellino qua e dicevo, ma scusa. Ciao, Ale. Bene ragazzi, mentre stavamo giocando al gioco dell'oca abbiamo dato un'occhiata alle previsioni del tempo e mettono dei forti temporali questa notte. Saremo paranoici, non lo so, però con quello anche che abbiamo visto e tutto, sì, abbiamo un po' paura di buttare via tutti i soldi e di buttare via proprio il nostro progetto. Quindi ora io vado in macchina. Nicola viene con il furgone, parcheggiamo, perché c'ho Dredd che si è addormentato dietro, parcheggiamo intanto il furgone sotto un distributore e poi con il camper dormiremo sotto un altro distributore e speriamo che non ci vengano a rompere le balle durante la notte i carabinieri. E domattina buttiamo la sveglia molto presto perché ovviamente bisogna sgombrare, intorno alle 7 l'orario d'apertura, e ci sposteremo poco più avanti per dormire e per finire di dormire un'oretta, insomma, e questo è il programma. Quindi ora portiamo i mezzi al riparo. Primo lo parcheggiamo qua perché non possiamo mettere tutti e due lì parati qua sotto, ma ce ne sta soltanto uno. Se sentiamo che butta male, Nicola esce e lo mette sotto o là, insomma, nell'altra parte. Adesso vediamo, intanto uno è qua. Oh, raga, siamo andati qua adesso
Siamo impanicati quest'anno, ho rifatto delle bufere. Margo, vieni qua. Siamo... Sì, non c'è tanto. Adesso vi faccio vedere. Vedete, non c'è tantissimo, è proprio... Siamo proprio... Sì. C'è un po' pochino dietro e un po' pochino davanti. Però c'è un po' pochino, però insomma, mai che niente. E la furgo ce l'abbiamo qua, l'ho scoperto purtroppo, perché non posso parcheggiarla qua davanti al benzinaio. C'è il bar che è chiuso, nel senso che proprio è chiuso definitivo, stanno cercando qualcuno che lo apre, però qua non posso metterlo perché qua domattina, secondo me, boh, meglio di no. Volevo metterlo lì, però comunque qua è il benzinaio principale, quindi comunque anche di notte se passano gli sbirri così vedono un furgone lì davanti non c'ho voglia, quindi che mi vengano a bussare, furgone, targhe spagnole, tutta una para dopo, non c'ho voglia, quindi adesso lo lasciamo qua, appena sentiamo stanotte, che sentiremo sicuro quando inizia a piovere, grandinare, quello che deve succedere, magari mi tiro su e lo vado a metterli sotto quella mezz'ora, il tempo del temporale è buona. Vi starete chiedendo, ma cosa è successo che c'è Nicola che tira su l'acqua dal camper? Chi c'è Henry? No, non era buono. Ah. Ebbene, Nicola ha fatto l'acqua senza chiudere il tappo là. No. Ok, allora spiega. Il ragazzo si vede che non so perché aveva aperto qua. No, il ragazzo ci ha fatto vedere dove erano le vasche. Dove erano le vasche? Ho capito, ma perché c'è il tappo? Che era sanificato, ti ha fatto vedere che era sanificato. Allora dimenticato. E noi ci siamo dimenticati che lui l'aveva aperto, poveretto. Se no, è colpa di tutti, dai, Dio buono, non ci ha fatto vedere. Era un camper vuoto e noi abbiamo fatto l'acqua adesso e non abbiamo guardato se il tappo era chiuso. Si è allagato tutto il camper, tutto al davanti. Per fortuna siamo in pendenza, non è andato da questa parte. Adesso do i cereali a Dredd. Dredd, tieni. Metti quelli che mangi, eh. Sì. Aia. Piano, dall'altra parte. E qua il buco, Dredd. Girali. Così. Come ti ha fatto vedere la mamma prima. Mamma, non so come si fa. Buona, buona. Buona, sono già troppi. Esatto. Ma è partita male da ieri sera, che poi doveva venire il disastro, non è venuto niente. E tutta notte camion che ci parcheggiavano di fianco svegliandoci. E sta continuando peggio, perché ne capita una ogni secondo, tipo, però vabbè, dai. Tipo adesso abbiamo il camper allagato e ci passeremo la mattina così. E io dovevo studiare, Nicola doveva finire il furgone e niente, invece non facciamo un cazzo. Hai detto? State attenti che è aperta. No, ma c'ero io qua quando gli faceva vedere che era sanificato. Gli ha spiegato lì come fare, gli ha detto che se vuole ci dava un coso lì per sanificare le cose. Un chiodo, un'altra vite. Dallo Henry sempre anche quello. Non facciamo, allora non ci diamo un po' di impregnante a questo. Sì, l'acqua delle grigie riscaldata. Qua in teoria non dovrebbe essere entrato. Ah, lo vedi da lì? E come mai è andato a finire fino lì la cosa? Scusa. Figa, perché è passata da qua. È sicuro? No, io qua non riesco a tirare su ste robe. Per forza c'è un buco lì. Sono tutte incollate sti. No, niente, rimettere. Non fanno niente i mobili, però. Ma una volta che si asciugano. Lo so. E come fai a sapere quando si asciugano? Eh? Okay. No, il problema è l'acqua stagnante, non è momentanea, così. Sì, ma si asciuga. Anche perché comunque sono tutto legno che non. Boh, guardiamo l'altro a sinistra, quello mi preme di più.
Lascia aperto comunque, dalli Henry, lasciamo tutto aperto un attimo. Bene. Che fai un giro con tutto aperto. O no? Cioè così. Così guardiamo dove mettiamo degli stracci ovunque. Bon, dai, sembrava una tragedia, in realtà è già risolto, non esce neanche più acqua, abbiamo fatto tutto il giro, per fortuna ce ne siamo accorti quasi subito, la sua tanica è già bella asciutta e niente, stanno già lavorando sul furgone. Red, mi raccomando, non andare verso la strada, No, non scherzare. Abbiamo comprato i coprisedili nuovi per il furgone e penso ci siano già dei problemi. Stamattina è la mattinata dei problemi. Non facciamo un cazzo. Io direi che è un'ottima idea, se ci spanciamo è buona. Vediamo grigia. Io voglio pancake. Sì, pancake che ha appena mangiato i cereali. È lungo giusto questo rubinetto? C'è come quello di prima. Che bello. Guarda che bello. Sì. Questo lo metterò sotto. Va bello. Ascolta, finché ci sei dovresti dare una pulita lì dietro che non ci si passa dopo, hai visto, vero? No, però hai ragione, no, ho sbagliato qualcosa perché io qua ci devo mettere l'angolare, quindi dopo non ci passo. Boh, non lo so, però ricordati quando agganci qualcosa che hai la possibilità di pulire dove dopo non passi. Quindi il pane in microfibra ce l'hai da prima. Cioè te che stai facendo qua? Beh, ce n'hai. Cioè quelli della Furgo proprio qua. Dovresti avere la sporta, se non erro. Io avevo pulito qua ieri, Sicuro? Ah, c'hai l'alcol! C'hai l'alcol qua e ti do la carta. Ho pulito proprio qua. Ok, non fare l'uomo, per favore. Vado, posso andare a studiare tranquilla? Io ti lascio a te il telefono per fare qualche video ogni tanto. Lo vuoi o no? Sì, sì. Non ti serve? Devo, no, sennò non riesco con la testa proprio a star lì. Boh, ragazzi, abbiamo messo su tutto. Adesso gli faccio la connettura. Una tazza nuova. Sì. Che questo? Dopo proviamo subito. Ho fatto l'angolarino. E via. Non c'entra niente. E via. Ho l'idea di che sto facendo le curve. Che roba. Le robe fatte alla mia cugina. Stai mangiando, Dred? Io sto buoni. Sto mangiando i vuotini. Vabbè, io lo dico. Sto mangiando i vuotini di primavera. Non sono i vuotini di primavera. Sì, quelli che fanno la Cinzia. Sono i voltini primavera della nonna Cinzia. Di fine estate. Cioè, sono troppo buoni. Oddio, è una bella idea, non li abbiamo mai fatti noi. Sì, ma infatti sto penso di fare. Ma gli archi buoni? Non so, stanno più buoni. Boh, ragazzi, pensavo che veniva una schifezza con silicone nero. Invece... Sì, pensavo peggio, dai. E pensavo peggio, molto peggio. Vabbè, siliconettura, rubinettino nuovo e via. Ragazzi, adesso andiamo a mettere su questa bisteccona di inverter. Adesso ve la faccio vedere. Questo qua è sempre quello che prendiamo tutti gli anni. Però quest'anno l'ho preso più grosso, nel senso che costava uguale a quello singolo. Invece l'ho preso con due prese quest'anno. Ottimo inverter questo qua. Buono, buono. Con il suo remoto, con l'LCD l'ho preso, con lo schermino e le USB incorporate qua direttamente. Figata. Adesso vado a metterlo su. Staccato quello vecchio,
vado a mettere su quello nuovo. Sto guardando se riesco a mettere la terra qua da qualche parte intrigliata. La sosta, vediamo. Che remoli invece, no, non c'è niente, non mi gusta. Oh, ragazzi, messo su, guardate, fuori dalle balle qua, adesso attacco la massa e poi siamo a posto. Ci è arrivato lo Zeddy con un pezzo di cioccolata. La più piccola che c'è. Una vite. È stato forte. Vediamo l'accensione del remoto in diretta. Hai visto che la nonna in casa ha trovato il tuo omino? Hai visto? L'avevo messo lì sul tavolo, poi l'avevo preparato a fare il piatto. Vieni qua l'ombra. Non si vede niente. Non si vede. Ah, adesso si vede. Ah, ok. Ah. 13, siamo un po' scarsini, eh? I pannelli solari che fanno un po' schifo. Boh. Bello però, eh? Bello, sì. L'unica cosa sì che fa un po' schifo. Sì. La mia nonna. Andiamo a vedere dove mettere il remote house. House. Ah, bisognerebbe fargli la sua scatolina. Top. Sì, con la scatolina sì, però... Vabbè, il top sarebbe da fare il buco, però... Sarebbe da fare un buco qua. Qua tipo. Sarebbe il top. Adesso guardiamo, poi vi sappiamo dire. Ora? Testa antenna. Dadon. Dadon. Testa antenna state facendo? Sì, ma testa antenna. Bene. Se fa più caldo che non va, non vuole blu. Ma è stanca? Senti come fa. Perché pensa che deve fare la guardia, vero Dred? Quando inizia a fare così io mi spavento. No. Così. Sì, io sono un cane da guardia, è normale che faccio la voce grossa. No, io sei volevo, matta? Com'ero? Andiamo a mangiare un pezzettino di qui. Com'ero? Andiamo a mangiare? Dai, andiamo a mangiare. Mamma, sì, tra un po' arrivo anch'io. Arrivo lì da voi. Io. Vieni a tagliarlo, amore. Buon, anche oggi diciamo che la giornata è finita. Ora devo... Sta pisciando. Cioè, guardate che... C'era uno che stava andando verso... il parco, stavo dicendo, per vedere dov'è che si poteva fare la palestra, ecco, prossimi giorni. Parla piano. Dov'è che possiamo fare la palestra nei prossimi giorni? C'era uno insomma che stava facendo la pipì dietro un altro, vabbè, comunque, poverino. E adesso andiamo a vedere dov'è che si può fare la palestra. E basta, andiamo a vedere subito. Senta un po' lei, mi dà ascolto o no? Sì. Sei in italiano te? Sì. Molto bene. Perché? Ah, niente perché. Una parola che credo che sia molto valida. Quando uno è italiano, il Poli cosa dice? Ok. Vittoria, ok. Saluta. Non mi ha capito io. Dicami. Era lui comunque. Vuoi dire no, sono scherzo. Sono ben italiano. Andiamo a vedere se va bene quella panchina per fare lip thrust, va là? Scivolo top? No, è basso. È basso. No. È basso.
per un pelo. E che bello tatuaggio nuovo. E me è alto. Sì. Sì, guarda. Sono sul collo.